Viaggiare da soli può veramente far paura e non so se questa cosa cambierà mai. Soprattutto in Italia però per noi giovani prendere il coraggio di partire in solitaria sembra ancora una decisione veramente difficile. Nonostante ciò, io penso che dopo aver fatto un passo del genere potrebbe cambiare la vita di tantissimi ragazzi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, mi chiamo Giulia, ho 25 anni e praticamente negli ultimi 2 anni ho viaggiato tantissimo da sola, prendendo per la prima volta la grande decisione di fare il mio primo viaggio in solitaria e poi non ho mai più smesso. Fino ad arrivare praticamente dove sono adesso, in Australia, dove vivo da 2 mesi e dove penso di stare per i prossimi non so quanti anni. Proprio per questo motivo ho deciso oggi di affrontare con voi quello che è l'argomento in assoluto più gettonato sul mio canale, che è appunto il viaggio in solitaria. Nello specifico, come affrontare tutte quelle paure e preoccupazioni che ci impediscono di prendere questa, di fare questa grande scelta di partire da soli. Soprattutto per noi ragazze sembra veramente una cosa a volte impossibile. Ma facciamo un passo indietro. Sento spessissimo questa frase: ho paura di partire da sola. Ma andiamo ad identificare un po' più nel dettaglio quali sono queste paure che ci impediscono di prendere questa scelta. Perché se non capiamo quali sono le paure, non possiamo capire come affrontarle e di conseguenza come superarle. Diciamo che più o meno ho identificato 5 paure principali che accomunano un po' tutti. La prima è la paura di perdersi. La seconda è la paura di non riuscire a comunicare a causa della lingua straniera. La terza è la paura di essere derubati. La quarta è la paura di doversi confrontare con uno shock culturale troppo forte nel paese in cui si va. E la quinta, che è proprio quella in assoluto più gettonata, è la paura di sentirsi soli. Se hai altre paure, lasciamele nei commenti, così poi le affrontiamo insieme. Ci tengo a fare una premessa: durante un viaggio, ragazzi, ci saranno sempre degli imprevisti. Il viaggio non sarà mai perfetto, succederà sempre qualcosa per il quale dovete reinventarvi, trovare soluzioni, comunque mettervi alla prova e uscire completamente dalla vostra comfort zone. Ma detto ciò, sappiate che per tutte queste paure ci sono assolutamente delle soluzioni, c'è un modo per affrontarle e molto spesso il modo per affrontarle viene da una preparazione che si fa in anticipo, che si fa ancora prima di partire. Partiamo dalla prima paura, la paura di perdersi. Se hai paura di perderti, la cosa più facile che puoi fare è utilizzare il tuo telefono, il magnifico Google Map, per ritrovare la strada di casa, che sembra una cosa veramente stupida, ma in realtà, ragazzi, nel 2023, con tutta la tecnologia che abbiamo, vi assicuro che è veramente difficile perdersi. Se questo però non è abbastanza, io quello che faccio sempre, soprattutto quando vado nelle grandi città per non perdere l'orientamento, la prima cosa che faccio è cercare dei punti di riferimento, quindi magari dei monumenti, degli edifici particolari, oppure dei quartieri specifici che associo magari a quella che è casa mia, che è la stazione principale dove posso arrivare per prendere un treno, una metro o qualcosa del genere. Io sono una ancora molto all'antica per certe cose e avere una carta, una mappa appunto cartacea, mi piace tantissimo. Infatti prima di ogni viaggio la prima cosa che faccio, prendo una cartina alla mano, mi segno tutti i posti che voglio visitare e in questo modo inizio ad avere anche quella che è un po' una prima idea di come è strutturata la città, di cosa troverò nella città, di dove sono posizionate le varie attrazioni, quanto tempo ci metterò per andare da un'attrazione all'altra. E in questo modo, facendo questo processo che apparentemente è solo volto a appunto vedere cosa visitare e cosa no, in realtà io sto già imparando ad orientarmi nel nuovo posto in cui mi troverò. E un altro consiglio veramente banale per questa paura, che veramente è una paura che, ragazzi, non dovete avere, è quello semplicemente di chiedere informazioni alle persone attorno a voi. Posso assicurarvi che chiedere a persone locali o altri viaggiatori o a chiunque vi troviate per strada semplicemente un'indicazione o semplicemente un suggerimento sul come muovervi, come spostarvi, dove andare, o semplicemente chiedere: ehi, ma sai dirmi in questo momento dove sono, anche su questa mappa? È veramente la cosa più semplice e utile che possiate fare. E a questo si aggancia un po' quella che è la paura della comunicazione, la seconda paura, quindi quella di non riuscire a comunicare a causa di una lingua straniera. Sicuramente la cosa più semplice per superare questa paura, ragazzi, è conoscere bene l'inglese, perché l'inglese ad oggi è una lingua che viene parlata praticamente ovunque e sapere anche semplicemente le basi, delle frasi semplici, e sarà sempre il modo migliore per cercare di comunicare con le persone. Una cosa però che suggerisco sempre, quando questa è una paura molto grande per alcuni di noi, è quella di portare con voi un dizionario, proprio, oppure comunque addirittura imparare quelle che sono le frasi più semplici nella lingua comune per riuscire a confrontarsi anche con i local, o addirittura semplicemente scaricarsi un traduttore istantaneo in maniera tale che voi possiate semplicemente con il vostro telefono buttare lì una frase, tradurla automaticamente in meno di un click e riuscire quindi a comunicare qualcosa di fondamentale con le persone che avete accanto. Ricordatevi che siete stranieri in un paese straniero e questa cosa viene la maggior parte delle volte ben vista da chi vi accoglie nel proprio paese. Questo significa che non ci sarà una sorta di distacco, non verrete di certo rigettati o comunque respinti se fate difficoltà a parlare o a comunicare. A me non è mai successa questa cosa, anzi sono sempre stata accolta, diciamo, a braccia aperte, nonostante avessi magari difficoltà a comunicare ai tempi in cui non parlavo francese o non parlavo spagnolo o il mio inglese era veramente tremendo. Sono straniera, non so parlare bene
parlare la lingua locale è la cosa più normale del mondo. Sono sempre stata aiutata per questo. Però ci tengo a ribadire che, ragazzi, l'inglese è fondamentale. Se non avete ancora iniziato ad impararlo, iniziate adesso, cercate le soluzioni che più fanno per voi, che sia guardare serie TV, che sia usare dei libri, fare un corso. Ci sono mille e uno modi, ad oggi anche gratuiti, per imparare a parlare inglese e vi assicuro che vi può cambiare tantissimo la vita e fare tantissimo la differenza, perché vi apre a una marea di opportunità che non avete neanche idea. La terza paura è quella di essere derubati. E ragazzi, qui veramente si apre un mondo, perché voi dovete sapere che l'unico posto in vita mia, almeno fino ad adesso, dove sono stata derubata è stato a Milano. Non sono stata derubata a Napoli, nonostante ci vado sempre, lì non ho proprio mai avuto problemi. Non sono stata derubata negli ostelli, non sono stata derubata in nessun'altra parte del mondo. In questo caso la prima cosa da fare per mettere al sicuro i propri oggetti personali è quella di prendere magari un marsupio, come vedete sempre girare con un marsupio, o una cintura in cui mettere appunto soldi e documenti, quindi proprio le cose fondamentali. Secondo consiglio è quello di fare la stessa cosa anche quando si è magari in delle strutture come alberghi o ostelli, utilizzare una cassetta di sicurezza dove mettere appunto le cose più importanti, che possano essere un computer, dei documenti che volete lasciare in albergo o qualsiasi altra cosa. Considerate che io sono sempre stata in ostello, lo sapete, per mille e una volte, è sempre la mia prima soluzione, non mi hanno mai rubato niente, ecco le ultime parole famose, mo la prossima volta sicuramente mi rubano qualcosa, e non ho neanche mai usato cassette di sicurezza, nonostante siano una soluzione presente praticamente ovunque, e questa è una cosa che molti non sanno. Quindi, anche in ostello, in albergo eccetera, abbiamo trovato una soluzione per sviare a questo problema. Il problema principale però sta sempre nella strada, ovviamente, sì, abbiamo il nostro marsupio, ma il vero consiglio, che è quello che io do sempre a chiunque quando ci si sposta in giro, ragazzi, è quello di non andare con scritto in fronte "ciao, sono un turista che va in giro con un sacco di contanti con la macchina fotografica e non vedo l'ora che mi rubi qualcosa". Il trucco principale, infatti, che è quello che io uso ogni volta che vado in un paese in cui magari soprattutto lo shock culturale è molto forte, come per esempio quando sono stata in Marocco, è quello di non far vedere che sono una turista, proprio che divento la preda più semplice per qualcuno che magari ha voglia di rubare qualcosa, di mettermi le mani in borsa. Cerco piuttosto di comportarmi come una local. Magari sì, certo, il colore della pelle oppure il modo in cui sono vestita non aiuta troppo, ma sicuramente anche andare in giro a fare foto con la borsetta a tracolla, con tanti soldi dentro, cosa che sconsiglio sempre, di portare tanti soldi in contanti, tanto ormai in tanti posti si paga con la carta, è sicuramente, diciamo, un grande errore. Quindi cercate di passare inosservati, di non andare in giro con i gioielli in vista, tanto non li deve vedere nessuno, non andare in giro con cose firmate, diciamo, il rimanere il più in incognito possibile, passare inosservati, ecco, è sempre la soluzione migliore. È un consiglio semplice, ma vi assicuro che fa la differenza. La quarta paura che spesso si ha, e questa è una paura che effettivamente ho avuto anche io in passato, è quella di sentire troppo lo shock culturale quando si arriva in un nuovo paese. Però anche in questo caso, nel 2023 abbiamo tantissime fonti che ci informano, che ci fanno capire il posto in cui stiamo andando. Quello che vi consiglio è appunto informatevi, guardate video, leggete articoli, leggete libri, leggete anche giornali del posto locale, per iniziare a farvi un'idea di quello che troverete. Soprattutto quando si parla di usi, costumi, della religione, delle tradizioni del posto, perché molte volte anche noi andiamo in un altro paese, ci sentiamo spaesati e facciamo magari delle cose che sono completamente fuori dalla portata delle persone che sono lì sul luogo, ci sentiamo noi in imbarazzo, facciamo sentire in imbarazzo loro e creiamo situazioni sicuramente spiacevoli. Informarsi invece un po' prima di partire è la cosa più semplice che possiamo fare e che ci aiuterà tantissimo a non sentire quell'ondata di cambiamento, di shock culturale che potrebbe sicuramente destabilizzarci. E a tal proposito, io penso che la cosa migliore ad oggi sia guardare video YouTube, perché ci sono tantissimi travel creator, tantissimi viaggiatori che condividono quotidianamente le loro esperienze in giro per il mondo e che vi fanno proprio conoscere a fondo una cultura, un posto, ve lo fanno vedere con i loro occhi, e così avete veramente un'idea chiara di quello che troverete ancora prima di arrivarci. Ultima ma assolutamente non la meno importante, ma la più importante, è la paura di sentirsi soli. E quando affronto questo argomento mi fa sempre molto ridere, perché io quando penso ai miei viaggi in solitaria in automatico penso a tutte le amicizie, i legami che ho creato in quei viaggi, proprio perché se mi segui da un po' sai che i miei viaggi in solitaria in realtà non sono mai stati veramente in solitaria, perché nel momento in cui arrivavo da sola in un posto, in pochi giorni avevo già fatto amicizia, creato legami e avevo persone con cui dividere i migliori momenti del mio viaggio. Cosa che, come saprai, continuo a fare ancora adesso. Ho tanti amici qui in Australia, faccio sempre cose diverse con persone diverse e questa cosa per me non cambierà mai. Ma non mi dilungherò troppo su questo aspetto, sul come fare amicizia, sul come combattere quella che è una possibile solitudine in un viaggio in solitaria, perché ho fatto un video dedicato solamente a questo, dedicato nello specifico ai metodi semplicissimi che utilizzo io stessa per fare amicizia quando mi trovo in un posto nuovo e non conosco nessuno. Ti lascio qui il link in modo che puoi andare a vederlo e fammi sapere assolutamente cosa ne pensi, perché sono curiosa di capire se dopo aver visto quel video ti si sarà
sbloccato un po' qualcosa e avrai capito più o meno quanto è facile fare amicizia quando sei in un posto nuovo e quanto invece sia futile avere la paura veramente di fare un viaggio in solitaria, isolandosi dal mondo. So che ci sono sicuramente ancora tante paure di cui potremmo parlare, ma io penso di aver toccato oggi un po' quelle che sono le paure principali e soprattutto spero di averti dato qualche spunto per affrontare il tuo prossimo viaggio in solitaria, perché non vorrei mai che queste paure siano per te un limite, che ti impediscano, che vi impediscano di fare questo salto, di fare questo passo che vi assicuro è invece un modo per mettervi alla prova, affrontare e poi superare queste paure. A volte basta veramente solo un viaggio di pochi giorni e vi assicuro che tutte queste paure svaniscono. Sembra assurdo, lo so, ma in realtà è proprio così. Come dico sempre, viaggiare è un'esperienza unica, è un'esperienza che non solo ti fa uscire dalla tua comfort zone, che sia tra l'altro sia da solo e con altre persone, è un'esperienza che ti permette di vivere avventure, di fare nuove esperienze, di conoscere persone, culture, luoghi nuovi e soprattutto ti permette di ampliare completamente i tuoi orizzonti. E soprattutto ricorda una cosa: il viaggio non deve mai essere perfetto, anzi il viaggio deve essere unico, deve essere autentico. Troverai sempre qualcosa a ostacolare la tua strada, farai sempre degli errori, troverai sempre qualcosa che renderà il tuo viaggio più difficile per alcuni punti di vista, ma questo non significa che non bisogna viaggiare, anzi viaggiare appunto apre i propri orizzonti, ci aiuta a uscire dalla zona di comfort perché ci aiuta a crescere, ci aiuta a migliorare degli aspetti di noi, ad essere sempre di più una versione migliore di noi stessi, anche perché il viaggio non solo ti aiuta a conoscere quello che è al di fuori di te, quindi le persone, l'ambiente, la cultura eccetera, ma ti aiuta soprattutto a conoscere meglio te stesso. Quindi prendiamo in mano le nostre paure ragazzi, armiamoci di coraggio e prenotiamo un prossimo viaggio in solitaria. Se hai bisogno di consigli scrivimi, se hai altre paure che vuoi affrontare scrivimele, ma assolutamente prendiamo questo argomento come un grande argomento di discussione e parliamone insieme, perché come dico sempre, se ce l'ho fatta io ce la può davvero fare chiunque. Anche io ero piena di paure, le ho superate e adesso sono in Australia. Se vuoi sapere di più del mio viaggio in Australia, ma in generale dei miei viaggi in giro per il mondo, rimani qui, seguimi su questo canale, ma vieni a seguirmi anche su Instagram, dove parlo proprio quotidianamente della mia vita. Farò sempre del mio meglio per condividere quelli che sono i miei consigli, ma in generale le stesse cose che faccio anche io per affrontare le mie paure, per affrontare i miei viaggi e per prendere sempre una direzione che sia il più possibile in linea con quelli che sono i miei sogni, i miei desideri, insomma lo sapete un po' come la penso. Se questo video ti è piaciuto, tra l'altro lasciami un like, noi ci vediamo spero al prossimo video.